Innanzitutto due premesse. Siccome noi difendiamo sempre la Costituzione repubblicana e facciamo bene a farlo perché è una grande Costituzione, la Costituzione dice che fino a sentenza definitiva non si è colpevoli. In secondo luogo le mie idee politiche, non solo le mie idee politiche, anche il mio modo di agire è proprio completamente opposto a quello di Marco Nonno, quindi politicamente veramente non ci accomuna assolutamente nulla. Detto questo, per la condanna ricevuta, il fatto che sia avvenuto dopo un dibattimento lungo e articolato, per la sanzione applicata e per ragioni evidenti di opportunità, ritengo che Marco Nonno si debba dimettere da vicepresidente, debba fare un passo indietro come vicepresidente del Consiglio Comunale. Ha diritto di fare il consigliere comunale perché lui si proclama innocente ed è giusto che chi si proclama innocente abbia il diritto di difendersi. È stato eletto da una parte della città che ben conosceva anche quello schieramento non solo ideologico ma anche le azioni che aveva fatto, però vicepresidente del Consiglio Comunale è un ruolo di rappresentanza, è anche un ruolo in cui insomma in qualche modo non si rappresenta solo se stesso che si è stato eletto, c'è stata una posizione di grande garantismo del Consiglio Comunale, dopo una condanna di questo tipo credo sia un gesto apprezzabile, opportuno e di sensibilità politica che Marco Nonno faccia un passo indietro e torni a fare il consigliere comunale.